Contiamo al ritroso. Continua il countdown mensile suggeritoci dal consigliere Gullo e in questo su Macco TV vi parleremo di sprechi e anomalie relative alla chiusura della Materna di Via Polizzi. È noto a tutti che nel giugno 2012 la scuola viene chiusa e che in seguito alla chiusura nasce l'esigenza di trovare una struttura idonea ad ospitare i bambini. Per fortuna tutto questo è successo un paio di giorni prima, due o tre giorni prima che noi consegnavamo l'immobile a Ciolino, non l'avevamo ancora consegnato, e abbiamo fatto un atto interno nostro dove che abbiamo revocato la nostra nota di disdetta dell'immobile, dicendo a Ciolino non ti consegniamo più l'immobile, oggi come recesso anticipato il contratto continua fino alla scadenza. E perché? Perché questa casa, l'immobile di Ciolino, ci serve a noi per trasferire la scuola da Via Polizzi in questi locali. Perché Via Polizzi, essendo chiusa, i bambini lo devono mettere da qualche parte. Quello che succede in realtà è che i bambini da settembre 2012 non sono ospitati presso i locali di Ciolino, ma presso la scuola elementare di Via Provinciale, e lì rimarranno fino a ottobre 2013. Morale della favola, la struttura privata rimane in affitto, ma inutilizzata, tenuto conto dei 6 mesi che precedono la chiusura della scuola di Via Polizzi, per ben 22 mesi. Per una cifra che si aggira intorno ai 132.000 euro. Ma non siamo qui per parlarvi di questo, ma di un fatto assai strano che accadde nel marzo 2013, quando l'ex segretario Sunseri scrive all'ex dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo Monreale II e all'ufficio tecnico per la fornitura di energia elettrica nei locali sì in affitto, ma non utilizzati. Dice testualmente il segretario: si evince un consumo assolutamente non giustificabile. Perciò siamo andati a sculciare personalmente tra gli archivi comunali le bollette Enel relative al periodo in cui la struttura non era utilizzata dall'ICS. E guardate cosa abbiamo notato. Nei 15 mesi che precedono la lettera dell'ex segretario comunale, il consumo medio è di 180 euro al mese, per un totale di quasi 3.000 euro. 3.000 euro di Enel per 15 mesi per una struttura privata, chiusa e non utilizzata. Alla lettera del segretario comunale risponde per primo l'ex dirigente scolastico Antonio Fundarò, che dice: l'immobile è stato lasciato dopo la consegna della nuova scuola media e il trasloco effettuato a gennaio 2012. A buona norma, al momento dell'abbandono dei locali sono stati disattivati i vari interruttori del quadro elettrico generale. Si chiede controllo da parte dell'ufficio competente circa i consumi ingiustificabili, che continuano a sommarsi e non imputabili all'uso di questo istituto. Rispondono anche i dirigenti dell'ufficio preposto, Busacca e Cassarà, i quali scrivono: si è provveduto alla lettura dei consumi delle seguenti date, 3, 9 e 17 aprile 2013, con gli eparai, elettricisti e l'ufficio manutenzione. Dal controllo effettuato si evince una regolare fornitura elettrica e nessun consumo durante il suddetto periodo. E ricordano che i locali sono a disposizione dell'Istituto Comprensivo Monreale II. Basta, stop, tutto a posto. E in effetti sembra andare tutto a posto, ma subito dopo. Ovvero, dal momento in cui si viene a conoscenza della nota del segretario, che ritiene i consumi assolutamente non giustificabili, da quel preciso mese in poi le bollette, che ricordiamo erano di media 180 euro al mese, misteriosamente e magicamente si riducono a 50 euro mensili. A questo punto ci chiediamo: è possibile che siano stati fatti accertamenti superficiali da parte dei tecnici del comune? È stato verificato se all'interno dell'impianto elettrico della scuola vi erano allacciati dei privati? È stata fatta un'analisi dei consumi dei periodi in cui le bollette appaiono inspiegabilmente pesanti? Non lo sappiamo e forse non lo sapremo mai. Ma la storia sembra ripetersi e sembra che dei consumi assolutamente non giustificabili si siano registrati anche in tempi più recenti. Infatti, visionando alcune bollette del 2016, abbiamo notato che nel bimestre luglio-agosto dell'estate scorsa, periodo in cui la struttura è quasi totalmente vuota e non in uso, il comune ha pagato 229 euro di Enel. Adesso speriamo solo che il nuovo segretario comunale intervenga e che la commissione d'inchiesta chiarisca tutte queste anomalie che ruotano attorno alla chiusura della scuola materna di Via Polizzi. Ci vediamo il prossimo mese per un nuovo su Macco TV. Una verità inquietante!